SIGEP 2024 continua, siamo nel mondo dello zucchero e ci troviamo allo stand di Italia Zuccheri, il più grande produttore italiano di zucchero. Siamo in compagnia di Alessandro Benincà, il direttore generale dell'azienda. Alessandro, benvenuto. Grazie mille, buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Oggi parliamo di zucchero e lo facciamo davvero la grande, attraverso il racconto di Alessandro Benincà, a cui chiedo qual è la storia di Italia Zuccheri. Allora, grazie. Sì, Italia Zuccheri è un'azienda che è di proprietà di una cooperativa. 5.000 aziende agricole tutte italiane, principalmente dell'Emilia-Romagna e del Veneto, che si mettono insieme 60 anni fa per fare che cosa? Per coltivare barbabietola da zucchero. La barbabietola da zucchero, ogni anno queste 5.000 aziende agricole coltivano circa 30.000 ettari, da cui ricaviamo il nostro amato zucchero. Il ruolo della cooperativa è centrale, è essenziale. Perché? Perché queste aziende agricole si affidano appunto da 60 anni a noi della cooperativa per capire come produrre, come fare agricoltura. Il consumatore che acquista uno zucchero Italia Zuccheri è sicuro che tutta la filiera, quindi le 5.000 aziende agricole, seguono dei disciplinari che sono, cioè producono in maniera sostenibile. E questo non ce lo diciamo da solo, ma lavoriamo con il Ministero dell'Agricoltura italiana, che dice cosa è un prodotto agricolo sostenibile. E noi andiamo a braccetto proprio con il Ministero e trasferiamo alla nostra base agricola quello che il Ministero ci dice essere un prodotto alimentare sostenibile. È una bellissima relazione di fiducia che dura da 60 anni e che aiuta la nostra base agricola, che sono appunto queste 5.000 aziende agricole che hanno circa 5-6 ettari l'una, quindi combattiamo con dei colossi. Pensate che in altri paesi europei l'azienda media ha 1.000-1.500 ettari, quindi noi siamo la possibilità per queste piccole aziende di arrivare a voi pasticceri, che potete offrire al vostro consumatore un prodotto della terra italiana. Noi, i nostri agricoltori, si prendono cura della loro terra, che si tramandano da generazione in generazione, e voi chiudete questo circolo virtuoso scegliendo di acquistare un ingrediente come lo zucchero, che proviene da queste aziende. Aziende che vengono in questo modo supportate e di fatto, pur parlandone poco, voi fate davvero sostenibilità. Sì, infatti noi interveniamo proprio dall'inizio. Noi forniamo il seme della barbabietola, che anche il seme è frutto di una ricerca con le case sementiere, quindi la nostra cooperativa ha circa 300 ettari sperimentali. Quindi lavoriamo con le case sementiere per trovare delle sementi che possano lavorare e reagire meglio con questi cambiamenti climatici che ormai, diciamo, siamo abituati a conoscere. Quindi c'è una partnership con le case sementiere, abbiamo un seme e poi la nostra base agricola ha un supporto, 50 agronomi della cooperativa che dicono quando seminare, quando fare un trattamento, e non a livello massivo. Abbiamo degli strumenti di agricoltura cosiddetta predittiva, ossia tipo delle sonde che dicono c'è l'insetto, fai il trattamento, ma dove solo è necessario. Così si diminuiscono i costi per gli agricoltori, si aumenta la competitività e si rispetta l'ambiente. Questo non inventandoci delle modalità, ma andando a braccetto con l'Università di Padova, l'Università di Bologna e appunto il Ministero. Quindi cerchiamo di fare squadra, come si suol dire, e aiutare l'agricoltore a crescere su degli standard che tutti si riempiono la bocca di dire sostenibilità, ma noi la tocchiamo con mano. Quindi dal seme al come coltivare, e poi una volta che la barbabietola arriva in zuccherificio e siamo noi a trasportarla in zuccherificio,
non si butta via nulla, nel senso che dalla barbabietola un 16% diventa zucchero, il resto è fibra che va all'alimentazione animale, oppure melasso che va alla industria del lievito. Anche qui abbiamo tre clienti italiani che acquistano la nostra materia prima e valorizzano un cosiddetto coprodotto, e quindi, come del maiale, anche della barbabietola non buttiamo via nulla. Infine, non meno importante, pur parlandone al termine, la formazione, quello che il lavoro della cultura dello zucchero che avete creato negli ultimi anni in un crescendo davvero molto significativo a favore voi dei consumatori, ma anche e soprattutto del pubblico professionale. Sì, siamo qui al SIGEP per il terzo anno con la nostra proposta dedicata al mondo degli artigiani. Il nostro brand In Fundo ha l'obiettivo di dare ai nostri artigiani italiani una gamma di zuccheri tecnici, professionali, che possono aiutare l'artigiano nel laboratorio a essere più performante. Dall'altra parte, a fornire una proposta valoriale, quindi l'artigiano ha un aiuto in laboratorio e la possibilità di comunicare al suo cliente che nella selezione degli ingredienti si valorizza la filiera 100% italiana certificata da agricoltura sostenibile. Grazie Alessandro, forniamo un indirizzo di posta elettronica o semplicemente l'indirizzo del vostro sito per andare a far curiosare coloro che sono dall'altra parte e che desiderano maggiori informazioni su Italia Zuccheri e la grande offerta commerciale a disposizione. Sì, grazie. Allora, il sito è infundo.it o italiazuccheri.it. E c'è la casella di posta elettronica info@italiazuccheri.it. Alessandro Beninca, direttore generale di Italia Zuccheri. Grazie Alessandro. Grazie a voi, grazie a tutti.